Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come lavorare ai ferri. Questo gilet è un progetto molto semplice in quanto non dobbiamo fare alcuna cucitura. Infatti io sia il davanti che il dietro li ho lavorati in un unico pezzo, in questo modo. Poi nel corso del tutorial vi spiego passo passo come fare. Senza cuciture, anche perché nei lati qua ho chiuso i due lati, i quattro lati, diciamo così, li ho chiusi con dei bottoni, però se a voi magari non piace l'idea del bottone potete anche cucire i due lati insieme. L'importante è lasciare lo spazio per il braccio, quindi per la manica. Allora, io per realizzare questo gilet ho utilizzato all'incirca 300 grammi di lana che ho lavorato con i ferri numero 5. Allora, il mio gilet misura di altezza 51 cm, mentre invece di larghezza 55 cm, ed è ideale, visto che comunque veste un capo d'abbigliamento che veste abbastanza ampio, quindi è un capo d'abbigliamento molto comodo, ideale per una taglia 42-44, però anche per una 46 va bene. Ok, detto ciò, possiamo andare al tutorial e vedere come realizzare questo bellissimo gilet. Allora, per realizzare il mio gilet, io ho avviato sui ferri 82 maglie, 80 più 2 per le maglie di vivagno. Allora, per quanto riguarda la taglia, allora io andrò a realizzare una taglia 44. Voi, se volete realizzare una taglia più grande, andate ad aumentare di 4 maglie, mentre invece se la volete di una taglia più piccola, andate a diminuire di 4 maglie. Ora iniziamo a lavorare a punto legaccio per circa 5 centimetri. Quindi il punto legaccio consiste nell'andare a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi la prima maglia, quella di vivagno, va lavorata automaticamente sempre al diritto. E vado in questo modo a lavorare a diritto ogni maglia, così. Giù nell'info box vi metto anche il link del tutorial di come avviare le maglie sui ferri, come si lavora la maglia a diritto e come si lavora la maglia a rovescio. Quindi proseguo a lavorare tutte le mie 82 maglie a punto diritto. Quindi a maglia legaccio. E proseguo a lavorare così per tutte le altre maglie che stanno sul ferro. Allora, ho terminato il primo ferro a punto legaccio, quindi a punto diritto. Vado a lavorare un secondo ferro nello stesso modo, quindi tutte le maglie a diritto. Lavoreremo il secondo ferro in questo modo e anche gli altri ferri fino ad arrivare a realizzare un bordo di 5 centimetri. Io ora non lo so quanti ferri lavorerò per raggiungere i miei 5 centimetri, magari mi porto avanti e a fine lavorazione del bordo vi farò sapere quanti ferri ho lavorato per raggiungere i 5 centimetri. Quindi andiamo avanti e lavoriamo a maglia legaccio per 5 centimetri. Allora, ho terminato di lavorare il mio bordo a punto legaccio per 5 centimetri e ho lavorato in totale 14 ferri di andata e di ritorno. Ora andiamo a lavorare a maglia rasata. Andremo a lavorare a maglia rasata, tranne per quanto riguarda le 11 maglie al margine del lavoro. In questo modo. Allora, lavoro 11 maglie a punto legaccio, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ora proseguo a lavorare a maglia rovescio. Quindi lavoro a maglia rovescio fino ad arrivare di nuovo qua al margine e lavorare gli 11 punti, gli ultimi 11 punti li andremo a lavorare a maglia legaccio. Quindi proseguiamo a lavorare a punto rovescio prima di lavorare gli 11 punti a maglia legaccio.
Quindi proseguiamo a lavorare al rovescio e ci vediamo prima di iniziare gli 11 punti a punto legaccio. Bene, ho lavorato in questo modo le prime 11 maglie a maglia diritto, ho lavorato 60 maglie a punto rovescio, ora vado a lavorare le ultime 11 maglie del ferro a punto legaccio, quindi a maglia diritto. In questo modo. Allora, le 11 maglie iniziali e le 11 maglie finali le andremo a lavorare per tutto il resto del lavoro sempre a diritto, a punto legaccio, mentre invece le 60 maglie centrali le andremo a lavorare a maglia rasata, quindi un ferro a diritto e un ferro a rovescio. Ora devo iniziare il secondo ferro, quindi vado a lavorare le 11 maglie che si trovano qui al margine del lavoro, le vado a lavorare a punto legaccio. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Le 60 maglie centrali che ho lavorato prima al rovescio, ora andiamo a lavorare a diritto. Quindi lavoriamo le 60 maglie a diritto in questo modo. Poi, quando abbiamo lavorato le 60 maglie a diritto, le ultime 11 maglie del margine qua le andremo a lavorare ugualmente a diritto, perché dobbiamo creare questa lavorazione all'interno a maglia rasata, mentre invece tutto il bordo nei lati l'andremo a lavorare a punto legaccio. Quindi, ripeto, le prime e le ultime 11 maglie andremo sempre a lavorarle a diritto, mentre invece le 60 maglie centrali le andremo a lavorare a maglia rasata, quindi un ferro a diritto e un ferro a rovescio. Andiamo avanti e lavoriamo in questo modo per circa 48 centimetri. Allora, una volta che ho terminato i 48 centimetri, vedete, questo è il risultato. Ora, raggiunti i 48 centimetri dal bordo, andiamo a lavorare per 3 centimetri a maglia legaccio. Quindi andiamo a lavorare come abbiamo appunto lavorato per il bordo e proseguiamo a lavorare a maglia legaccio per 3 centimetri. E poi vi farò sapere in totale quanti ferri ho lavorato a maglia legaccio per arrivare a 3 centimetri. Allora, una volta che ho terminato di lavorare anche i 3 cm appunto legaccio, che equivalgono a 9 ferri, ora devo passare a fare le diminuzioni per lo scollo. Allora, per quanto riguarda nel mio caso, io vado a diminuire 40 maglie centrali, che equivalgono, sempre nel mio caso, a 25 cm. Quindi io con il metro ho misurato 25 centimetri e equivalgono a 40 maglie. Quindi faccio in questo modo: io ho 82 maglie sui ferri, lavoro 21 maglie a punto diritto, poi vado a diminuire 40 maglie e termino con 21 maglie a punto diritto. Se voi state lavorando con un filato più sottile o con un filato più doppio, le maglie da diminuire per lo scollo devono essere sempre di una misura di 25, lo scollo deve essere sempre di una misura di 25 centimetri. Quindi voi con il metro misurate 25 centimetri e vedete a quante maglie equivalgono. E poi fate le divisioni appunto come vi faccio vedere io in quest'ora. Quindi proseguo a lavorare in questo modo. Lavoro, come vi ho detto, 21 maglie a punto diritto. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, fino ad arrivare a 21 maglie. Allora, una volta che ho lavorato le 21 maglie a punto diritto, vado ora a fare la diminuzione per lo scollo, quindi vado a diminuire le 40 maglie centrali.
Allora, mi raccomando, le maglie centrali che andrete a diminuire per lo scollo devono essere sempre centrali, quindi fate bene la divisione dei punti. Quindi, lavorato le 21 maglie, questa sarebbe, in questo caso sarebbe la spalla. Lavoro una maglia a diritto, ne lavoro un'altra e faccio una diminuzione accavallando in questo modo, come vi ho fatto vedere anche già in altri casi. Lavoro una maglia a diritto e se riuscite con il ferro, così, con quest'altro ferro, accavallate e diminuite. Ho diminuito già in questo modo due maglie, 2, 3, 4. Mi raccomando, senza tirare il filo in modo molto morbido. 4, 5, 6 e così via fino a diminuire 40 maglie. Andiamo avanti. Bene, ho diminuito le 40 maglie per lo scollo. Quindi 21 punti per la spalla, ho diminuito 40 maglie per lo scollo e ora vado a lavorare gli ultimi 21 punti di quest'altra spalla. Quindi vi ripeto, per avere una scollatura ben precisa, andatevi ad individuare bene la metà del lavoro e poi vi dividete le diminuzioni che dovete fare. Ora vado a lavorare i miei ultimi 21 punti. A punto diritto. Praticamente questa è la parte in cui dovete prestare un po' più attenzione per quanto riguarda questo progetto, perché poi alla fine sia il davanti che il dietro si lavora in un unico pezzo, quindi con molta facilità. Bene, una volta che ho terminato di lavorare anche quest'altra spalla con i 21 punti, abbiamo terminato in questo modo il davanti, diciamo il davanti del nostro gilet, della nostra maglia. Ora iniziamo il dietro. Il dietro si lavora uguale, cioè non dobbiamo fare altro che ripetere questo pannello, però iniziando dal lato di sopra. Quindi iniziamo ora a lavorare l'altra parte. Allora, iniziamo quest'altra parte lavorando a maglia legaccio. Ora iniziamo quindi il lato opposto della maglia andando a ripetere questi ferri, questo bordino qua di 3 cm appunto legaccio. Quindi dobbiamo stare attente a contare bene i ferri di lavorazione. Anche per quanto riguarda la parte qua che abbiamo fatto a maglia rasata di 48 centimetri, quanti ferri abbiamo lavorato per questo lato, tanti ferri dobbiamo andare a lavorare dall'altro lato. Quindi ora proseguiamo a lavorare così. Lavoro le 21 maglie a punto legaccio. Anche in questo ferro qua dobbiamo prestare un po' di attenzione. Lavoro le 21 maglie. E ora che cosa faccio? Qua. Ora devo andarmi a recuperare di nuovo le 40 maglie che ho diminuito. Quindi, che faccio? Le vado a riavviare di nuovo. Quindi, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Quindi sono andata a rimettere di nuovo le maglie che ho diminuito, appunto per poter iniziare a lavorare l'altra parte del gilet. Una volta che ho riavviato queste 40 maglie, proseguo a lavorare l'altra spalla con i miei 21 punti a diritto, così. Quindi terminiamo di lavorare i 21 punti a punto legaccio. Bene, ed ecco che ora mi trovo in questa situazione, vedete? Quindi ho diminuito qua le 40 maglie per lo scollo, per il lato dietro sono andata a riavviarle le 40 maglie, quindi ora non devo fare altro che lavorare 3 centimetri a punto legaccio. Quindi abbiamo detto che qui abbiamo lavorato 9 ferri a punto legaccio, altrettanti ferri dobbiamo lavorare per quest'altro lato. Un ferro già l'abbiamo lavorato, questo qua, quindi non dobbiamo fare altro che lavorare altri 8 ferri appunto legaccio. Quindi vi faccio vedere ora, quando arriviamo alle maglie che abbiamo riavviato, in che modo dobbiamo lavorare. Semplice, cioè non dobbiamo fare altro che lavorare anche le 40 maglie a diritto, però vi faccio vedere in modo tale da rendervi più chiaro come fare. Quindi sono andata a ripristinare tutte le 82 maglie che ho avviato all'inizio del lavoro. Vedete, sono arrivata qua e vado a lavorare in ogni maglia che ho avviato un punto diritto, così. Anche se si allarga un pochino, non vi preoccupate che poi lavorando tutto prende forma. Così. Quindi un punto diritto in ogni punto che abbiamo riavviato per lo scollo. Così. Bene, quindi dobbiamo lavorare a punto legaccio per altri 8 ferri, per tutti, anche per queste maglie qua che abbiamo riavviato, come ho fatto vedere. Quindi ci vediamo dopo quando abbiamo terminato gli 8 ferri a punto legaccio. Bene, ed ecco che ho terminato di lavorare i 3 centimetri a maglia legaccio per quanto riguarda l'altra parte del gilet. Ora devo iniziare a lavorare questa parte qua, la parte che comprende 11 maglie a punto legaccio, 60 maglie a maglia rasata e 11 punti a maglia legaccio. Quindi andiamo a contare i ferri che abbiamo lavorato in questo modo, da questo punto qua fino a questo punto qua, prima di iniziare il bordo. Quindi contiamo il numero di ferri e lo stesso numero di ferri lo andremo a lavorare da quest'altro lato, proprio per avere una misura precisa, perfetta, nel nostro gilet. Quindi andiamo avanti e ci vediamo poi prima di iniziare a lavorare la parte che comprende il bordo. Bene, io vado avanti e ci vediamo verso la fine. Allora, sono arrivata anche a lavorare quest'altra parte del gilet e ho terminato lavorando appunto 83 ferri a maglia rasata con i bordi a punto legaccio. Vedete? Uguale all'altra parte che abbiamo lavorato. Ora dobbiamo lavorare i 5 centimetri a punto legaccio, proprio per riportarci come abbiamo fatto da quest'altro lato. Quindi lavoriamo i 5 centimetri a punto legaccio che equivalgono a 14 ferri e poi possiamo in questo modo chiudere le maglie e terminare così il nostro gilet. Quindi da questo punto qua inizio ora a lavorare i 5 centimetri a maglia legaccio per un totale di 14 ferri. Allora, una volta che ho terminato di lavorare i 5 centimetri del bordo a punto legaccio, vado a chiudere il mio lavoro e proseguo in questo modo: lavoro una maglia a diritto, lavoro un'altra maglia a diritto,
e poi vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia. Mi raccomando, senza tirare il filo, dobbiamo fare una chiusura molto morbida, altrimenti tira. Di nuovo lavoro una maglia a diritto e vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia. Lavoro una maglia a diritto e proseguo ad accavallare. Quindi non dobbiamo fare altro che lavorare sempre una maglia a diritto e fare una accavallata per tutte le maglie restanti sul ferro. Arrivate alla fine, vi farò vedere come chiudere il lavoro. Allora, arrivati quasi alla fine, chiudiamo le ultime due maglie, l'ultima maglia a cavallo, tiro un po' il filo e taglio. Faccio passare il filo attraverso l'asola in modo tale da creare un nodo per assicurarci bene che il lavoro sia ben chiuso. E così abbiamo terminato il nostro gilet. Ora con un ago da lana andiamo a nascondere tutte le codine e poi andiamo ad ultimare il nostro gilet mettendo i bottoni. Allora, una volta che ho sistemato tutti i fili, il nostro gilet è quasi terminato. Ora non dobbiamo fare altro che andare a chiudere i laterali con dei bottoni. Allora, io un lato già l'ho chiuso, infatti ho cucito questi bottoni, vedete? In modo tale che quando lo andiamo ad indossare ho lasciato lo spazio qua per la manica. Mentre invece un altro bottone l'ho cucito proprio qua un po' prima, subito dopo il bordo qua. E per quanto riguarda la distanza, le misure, ho cucito il primo bottone, questo qua, 20 cm dalla spalla, mentre invece, come vi ho appena detto, il secondo bottone l'ho cucito qua. Però se a voi piace, metterlo un po' più giù, proprio per chiudere del tutto qua, lo potete anche cucire un pochino più sotto. Questo è lo scollo del nostro, gilet. È indossato, è veramente molto carino. Allora, per quanto riguarda il cucire i bottoni, non dobbiamo fare altro che andare a sovrapporre i due lati che abbiamo fatto appunto legaccio, così. Vedete? In questo modo. Andiamo a sovrapporli in modo tale che vadano diritti, che il bordo combacia, e andiamo a cucire un bottone qua. Un bottone lo cuciamo qua e un altro a 20 cm dalla spalla, così. Quindi una cosa semplicissima. Io dico 20 cm perché per la mia misura va bene 20 cm, poi voi vi regolate un po' in base anche alla misura del vostro braccio e quindi per avere anche abbastanza agio per potervi muovere. Bene, quindi andiamo a cucire questi bottoni e vediamo il nostro gilet completato. Bene, una volta che abbiamo messo i bottoni, quindi abbiamo chiuso i laterali del nostro gilet, il gilet è terminato. Quindi avete visto che un lavoro semplicissimo, facilissimo, quindi adatto anche per i principianti. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, soprattutto di esservi stata d'aiuto. Per qualsiasi consiglio, per qualsiasi dubbio, lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti. E inoltre invito a chi non l'ha ancora fatto ad iscriversi al mio canale, ad attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!